prese, altre che verranno prese e poi ovviamente tutto il tempo disponibile per rispondere alle vostre domande. Sono felice, orgoglioso, emozionato di essere finalmente arrivato in veste di ministro a Napoli. Conto di dare una mano a questa città, ribadendo nelle prossime settimane coi fatti e non con le parole che la mafia è uno schifo, la camorra è violenza, è ignoranza, è morte, è povertà culturale. Li inseguiremo quartiere per quartiere, via per via, negozio per negozio, pianerottolo per pianerottolo, arrivando a combatterli con ogni arma che la democrazia e lo Stato ci mettono a disposizione. L'obiettivo finale è sradicare, deportare, cancellare, isolare, far sentire ogni singolo camorrista per lo schifo che è. Napoli è altro, la Campania è altro, l'Italia è altro, c'è voglia di reazione. Mi parlavano di una città rassegnata, stamattina al Vasto non ho trovato una città rassegnata. Tornerò a incontrare Don Vincenzo, tornerò a incontrare le mamme che fanno il dopo scuola. Faremo uno sforzo sperimentale di controllo del territorio ancora più puntuale rispetto a quello che le forze dell'ordine, che ringrazio per l'eroismo e la presenza, già fanno. Entro le prossime settimane l'obiettivo già previsto è di portare circa 150 uomini delle forze dell'ordine in più in carico alla città e alla provincia, però con buona pace di Juncker e dei burocrati europei nella manovra economica è previsto uno sforzo ulteriore di 1 miliardo di euro per 10.000 nuove assunzioni straordinarie per le forze dell'ordine. E nessuno mi venga a dire che l'Italia non può investire in sicurezza e presidio del territorio. Può essere a Bruxelles, a Parigi, a Berlino, in Lussemburgo. L'Italia è una Repubblica libera, orgogliosa e sovrana che vuole dare un futuro e un lavoro ai suoi ragazzi e vuole controllare i quartieri delle sue città. E quindi Juncker e i compagni possono dire, minacciare, insultare, terrorizzare, noi siamo tranquilli. Siamo convinti che stiamo lavorando per il bene dei nostri figli, per il bene di questo paese. Si continua a investire in termini di videosorveglianza, di lotta all'abbandono scolastico. Da vicepresidente del Consiglio ritengo che la camorra non si sconfigga solo con azioni di contrasto all'illegalità, ma con educazione e con lavoro. Puntare tanto sull'educazione e sul lavoro. Mi sono reso disponibile al sindaco De Magistris, da cui ovviamente mi allontanano politicamente alcune idee, alcuni valori di fondo, ma con cui ho il piacere, il dovere e l'onore di collaborare nell'interesse dei cittadini napoletani, che non sono quattro scalcagnati dei centri sociali, ma sono altro, fortunatamente. Il decreto sicurezza che arriverà nei prossimi giorni in Parlamento può essere arricchito, migliorato, emendato. Non conoscevo le dimensioni di un fenomeno incredibile come quello dei motorini sequestrati, che poi vengono usati dalla delinquenza. 8.000 motorini sequestrati in carico fino a 12 anni al pubblico contribuente. Se mi producono un emendamento al decreto sicurezza nelle prossime ore che prevede che non dopo 12 anni, ma dopo 2 mesi io il motorino te lo demolisco, facciamo un bello spazio e una bella opera di sanificazione anche oggettiva e disinquiniamo un po' l'ambiente, liberiamo un po' di spazi, così come la fattispecie di sparo in luogo pubblico, così come non è possibile che nel 2018 in un paese libero e civile ci sia l'albo dei parcheggiatori abusivi o il censimento dei parcheggiatori abusivi, che è una cosa dell'altro mondo veramente. Uno può dire è l'ultimo dei problemi. Qua c'è tutta una serie di problemi su cui occorre dare dimostrazione che lo Stato c'è ed è più forte rispetto al crimine, rispetto all'illegalità. E quindi per me il parcheggiatore abusivo, che toglie un posto di lavoro evidentemente a qualcuno che lo vorrebbe fare regolarmente, vale quello che vende la merce contraffatta a Napoli o a Salerno, vale quello che vende le case popolari abusivamente. Su questo io ho chiesto al sindaco e alle autorità locali di darmi un quartiere. Da autonomista, ovviamente, non vengo da Roma a decidere dove si parte a Napoli. È la città che mi deve dire da quale quartiere si parte con la bonifica. E poi lì andiamo a suonare campanello per campanello, a prendere di peso per le orecchie coloro che occupano abusivamente una casa popolare che spetta qualcun altro. Quindi aspetto che il territorio mi dica dove. Mi sono impegnato a tornare a novembre, a presiedere altro comitato per l'ordine pubblico e per la sicurezza per dare un seguito una volta al mese e vediamo chi
chi ha la testa più dura. Non mancano le iniziative, parlo di Napoli città, però se devo pensare a Giuliano, se devo pensare alla periferia nord, ovviamente c'è da investire anche in termini sociali, dal punto di vista degli assistenti sociali, degli educatori di strada, nel sostegno al volontariato, alle parrocchie. Quindi è un mix di interventi che però ho parlato anche col governatore De Luca, che mi ha detto ad esempio che ha già pronto un progetto per recuperare l'area oggi occupata da un campo Roma a Scampia. E quindi anche su quello è obiettivo intervenire senza bacchette magiche, per carità di Dio, però pezzo per pezzo, via per via, quartiere per quartiere, il mio obiettivo è che a Napoli parli la gente per bene e passeggi per strada la gente per bene. Ho incontrato Arturo adesso con una ferita da qua a qua all'età di mio figlio, ed è una cosa impensabile. Sono contento del dialogo e del buon lavoro con la Procura della Repubblica, che si è detta vogliosa e disponibile a lavorare ancor più e meglio per poi tenere dentro quelli che le forze dell'ordine beccano, perché ovviamente io mi occupo di una parte del problema. È chiaro che se Polizia, Carabinieri, Finanza, Polizia Locale fanno il loro lavoro e assicurano la giustizia a questi infami, e poi questi infami però devono stare per un po' di tempo in carcere, altrimenti è il peggiore dei segnali possibili. Però ci tengo, è una giornata frizzantina oggi fra spread, DEF, decreti di sicurezza, arresti di sindaci accoglienti in Calabria, quindi oggi è una giornata abbastanza vivace. Sono contento di averla dedicata almeno in mattinata a Napoli. Ci tengo a dire che mi ha commosso l'accoglienza che ho ricevuto dai napoletani, ma anche dai tanti immigrati regolari e per bene che al vasto Vinicius Salvini bloccali tu, sono troppi. Una signora che è qua da 35 anni e che ha un ristorante dice: questi mi stanno distruggendo anni e anni di fatica e di lavoro. Quindi dal vasto siamo passati da 1000 periodo di massima capienza a 627 ospiti ad oggi, con l'obiettivo di scendere a 500 entro il mese di ottobre. I numeri, perché poi la politica per me è sangue, passione, fatica, ma sono numeri, ci dicono che sono calati tutti i reati. Tutti i reati. L'unica fattispecie che si è incrementata rispetto all'anno scorso è quella riconducibile ad arresti e denunce a carico di stranieri. E quindi è un problema nel problema. Già qua dobbiamo inseguire camorristi anche a 8 anni, mi raccontavano, perché quando confezioni droga a 8 anni e la spacci a 12, vuol dire che ci sono anche alcune famiglie a cui va tolta la patria potestà, perché sono lì per allevare futuri criminali. Rispetto all'anno scorso erano piovute su Napoli e provincia più di 3.000 richiedenti asilo, quest'anno siamo scesi a 500. È chiaro che se chiudi il rubinetto a monte poi è più semplice tornare a controllare il territorio. I dati, lo dico ai colleghi giornalisti, degli ultimi 2 mesi delle domande di asilo politico esaminate a Napoli con le 2 nuove commissioni che abbiamo aperto sono assolutamente lineari nella loro spietata chiarezza, e non è il ministro che chiama, è il presidente delle commissioni, che sono liberi di valutare le richieste di asilo ovviamente in scienza e coscienza. Su 538 domande di asilo e protezione esaminate negli ultimi 2 mesi, quelle accolte sono 8 su 100 fra rifugiati, sussidiari e umanitaria. Quindi vuol dire che fino a poco tempo fa noi garantivamo vitto e alloggio a un esercito di persone che non scappava da niente, ma la guerra ce la portava a Napoli. E quindi sono ben contento di aver dato un taglio netto a questo. Ripeto, mi approccio a una città bella ma complicata, con estrema umiltà, e aspetto che dalla città mi arrivino le segnalazioni più urgenti di dove intervenire. Conto di tornare entro il mese di novembre a fare un altro comitato per l'ordine e la sicurezza, avendo già portato a casa qualche risultato concreto. Ecco, il mio obiettivo è di tornarci mese per mese, però parlando sempre di meno e raggiungendo risultati sempre piano piano, senza miracoli. Però voglio soprattutto culturalmente far capire ai camorristi che sono una vergogna dell'Italia nel mondo. Se qualcuno magari tramite fiction può darmi un'immagine sbagliata, a me fanno schifo. Io voglio che a Napoli crescano una generazione di ragazzi che si schifano a pensare a quanto sono infami e maledetti questi camorristi, che inseguirò e inseguiremo quartiere per quartiere. Poi vediamo chi ha la testa più dura.
questa è la mia mattinata, poi rientro un pochino prima nel pomeriggio a Roma perché ovviamente ci sono altre turbolenze che però ci vedono assolutamente sereni e tranquilli. Se ci sono domande rispondo volentieri. Allora, secondo la prenotazione, Enzo Perone della RAI. Mi visto. Prego. Buongiorno. Lei è stata al Vasto e l'abbiamo intervistata. Ecco, lei ha parlato della camorra, la inseguirà quartiere per quartiere, casa per casa. La camorra a Napoli non è un monolite. I clan del centro storico, quel che sono rimasti, vivono di un vuoto dei poteri, i boss in carcere, e loro che cercano di prendere il territorio, di controllarlo con il terrore delle sparatorie all'impazzata che qui si chiamano stese, che qui si chiamano stese per mostrare di uso. Ecco, probabilmente come si fa? Si militarizza il territorio, ma aspetti un attimo. La camorra in provincia invece è una camorra collusa con la politica, come hanno dimostrato le inchieste, e anche in qualche modo sorretta e complice una certa imprenditoria. Sono due camorre, non è un monolite. Come pensa di affrontarlo? Non basta la polizia, serve il lavoro e serve l'educazione. E quindi è un fronte vario. Ripeto, tanti piccoli gesti fanno vincere una grande battaglia, la demolizione dei motorini, lo sgombero delle case che questi vendono e subaffittano, il blocco di un'immigrazione che diventa manovalanza di basso livello e a basso costo per questi delinquenti, l'operazione scuole sicure che vede dal Ministero dare a Napoli 250.000 euro per videosorveglianza straordinaria della polizia locale per controllare lo spaccio di droga, il riappropriarsi di alcuni immobili occupati abusivamente, su questo la vedo diversamente dal sindaco, l'illegalità è illegalità e quindi un'occupazione è un'occupazione, e non ritengo che la strada maestra sia quella della sanificazione dell'abuso. Poi c'è il contrasto economico, nel decreto sicurezza c'è il potenziamento dell'agenzia dei beni confiscati e sequestrati alle mafie, l'apertura di 4 sedi, più uomini, più mezzi, più poteri. È chiaro che ormai purtroppo la camorra più evidente, becera, infame è quella che va in giro in motorino a sparare, altra camorra è quella che si conquista gli appalti pubblici con la condiscendenza di qualche amministratore locale, e anche su quello inaspriremo per corrotti e corruttori ampiamente le pene, e c'è già nel decreto anticorruzione in discussione in Parlamento. Poi sarà un percorso lungo, però se mai cominci mai finisci. Io ringrazio le forze dell'ordine, le autorità locali, le forze del volontariato, il terzo settore che già sono in trincea silenziosamente. Ci tengo a che sappiano che il ministro e il ministero è con loro, e fra le guardie e i ladri sceglie sempre comunque le guardie, e verrò personalmente a cominciare le operazioni di sgombero nel quartiere popolare che le autorità locali mi indicheranno come la priorità di bonifica e riconquista civile in questa città, che poi è una città stupenda per mille motivi. Grazie. Cristina Liguori, Telecrepe Italia. Ministro, buongiorno. Lei prima ha citato Giugliano. Io le voglio dire che proprio a Giugliano c'è il maggior numero di rom per abitanti, lei lo sa bene, ci sono tanti campi rom, non solo lì ma anche a Napoli. Lei dice che vuole sgomberare questi campi, ma tutte queste persone poi dove le vuole dislocare? Pensa a una situazione anche in tutta Italia, al nord, dove insomma sarà anche un po' più facile riuscire ad integrarli. Quale emergenza ovviamente è la camorra, poi ci sono tante altre sub-emergenze, l'obiettivo è arrivare a campi rom zero come in tutta Europa, perché il campo rom non esiste in nessun paese europeo. Io ricordo che però non è un problema dei rom, questo lo dico a quelli che Salvini è razzista, perché su 160.000 rom in Italia quelli che vivono nei campi sono una minima parte, non più del 20%, gli altri vivono come me, come lei, da persone normali, con il mutuo, con l'affitto, la casa popolare, lavorando e pagando le tasse. Quindi è un problema di 30, massimo 40.000 resistenti a qualsiasi tipo di legge e di ordine, e occorre riconquistare metro per metro questi campi. Quelli che hanno diritto a una sistemazione alternativa avranno una sistemazione alternativa, quelli che sul conto corrente hanno più soldi di me, di lei, messi insieme, vengono sgomberati, pacca sulla spalla, tanti saluti, e poi se metti un dito addosso a un poliziotto ti metti in galera. Quindi bisogna distinguere i pochi che hanno diritto a un'assistenza, e questi ce l'hanno e ce l'avranno, ai tanti che invece sono lì per fare i furbi e fottersene delle regole, quindi a Giugliano come a Scampia, come a Milano, ce li ho a casa mia. Quindi piano piano, nell'arco
punto di fare il ministro per 5 anni e di farlo nel migliore dei modi possibili. Nell'arco dei 5 anni spero di essere riuscito ad arrivare a un livello europeo di 0. Capirò, garantendo diritti a chi ha diritti, ma garantendo il pugno di ferro a chi non ha nessun diritto. Leandro Del Gaudio, Il Mattino. Ministro, buongiorno. Lei ha elencato una serie di problemi per risolvere i quali ci vorrebbero molti, molti anni. Io mi limito a sottolineare, per averlo seguito come cronista, che almeno 12 anni fa, qui in questa sede, si parlò per la prima volta dei PON per la sicurezza delle telecamere, di un grosso, massiccio investimento per quanto riguarda appunto l'occhio che avrebbe dovuto seguire e accudire i cittadini napoletani. Purtroppo queste cose non sono arrivate, non sono venute, quindi qui a Napoli siamo abbastanza abituati purtroppo ad una serie di enunciazioni molto forti che però non danno seguito a dei fatti. La domanda è questa: si è data lei con il suo governo una roadmap immaginando appunto un percorso che, grazie allo sforzo delle forze dell'ordine e della magistratura, nei prossimi mesi sappia affrontare e risolvere la questione, per esempio, delle stese, dei parcheggiatori abusivi, dei campi rom, del vasto? Sono tanti macro problemi che sopravvivono quotidianamente nella stessa città. Lei ha studiato un percorso che ci può portare alla risoluzione di uno di questi problemi a stretto giro? Io conto che alcune di queste norme vengano inserite già nel decreto sicurezza, che mi auguro arrivi entro 10-15 giorni all'esame del Parlamento, che possa inserire le norme sui motorini e sugli spari in luogo pubblico immediatamente, inasprendo anche alcune sanzioni, penso a quelle alla fattispecie del parcheggio abusivo. Se io torno a novembre, conto entro novembre che mi sia dato una priorità di intervento quartiere per quartiere, e dentro l'anno conto di aver dato i primi segnali concreti di un cambiamento, perché capisco lo scetticismo di chi da anni si sente promettere tutto. Ecco, io non prometto miracoli, non prometto miracoli, ma prometto il pugno di ferro nei confronti della malavita, dalle piccole alle grandi cose. Al vasto conto di tornarci quando tornerò a novembre, verrò al comitato in prefettura, ma tornerò anche al vasto, e sono sicuro con meno immigrati presenti e con la situazione di via Milano 40 censita abbondantemente e possibilmente bonificata, e con un'ancora più massiccia presenza dello Stato. Concita Sannino, La Repubblica. Buongiorno Ministro. Buongiorno. Per evitare che lei definisca o possa definire, giustamente dal suo punto di vista, ma forse non per atti processuali, camorrista 8 anni, molti di noi si sarebbero aspettati, pur consapevoli, come lei giustamente rileva, che un conto è la camorra che ha fatto affari con la pubblica, anche nel centrodestra, lei noto, per esempio in questa regione a lungo, altro è il fenomeno delle stese. Ecco, per evitare che si definisca camorrista un bambino di 8 anni, forse sarebbe stato bene, Ministro, ma è una domanda, per carità, l'ascolto, che ci fosse oggettato. Spero che mia figlia a 8 anni non confezionerà pacchetti di droga. Naturalmente, ma il tema è la criminalità minorile, non l'ho detto io, l'ha detto il Ministro del suo governo, il Ministro Profeti, si combatte anche con progetti di rieducazione, certo, di studio della devianza. Allora io mi chiedo banalmente come mai oggi non c'erano il procuratore capo per i minori e il presidente del tribunale per i minori che possono fornire doverosamente dati su cui voi possiate lavorare. E come mai non ci fosse con voi, come mai lei non ha citato finora, fondi e risorse importanti, della cui utilità lei sicuramente è consapevole, per le politiche sociali di cui questa città e questa regione hanno disperatamente bisogno per le famiglie. Uno. Due, e mi taccio, il suo sarcasmo sull'arresto del sindaco di Riace lascia intendere che forse la magistratura, che in via definitiva vi chiede di restituire i soldi sottratti dalla Lega, è cattiva. E poi c'è una magistratura che in via di indagini preliminari ancora dà per scontato che ci sia un sindaco condannato già. Grazie mille. La prossima volta facciamo un comizio con Repubblica in piazza. No, sono domande. No, sono domande a cui rispondo amabilmente. Gli ospiti mancanti al tavolo di oggi saranno presenti al tavolo di novembre. I fondi per i maestri di strada, gli assistenti sociali sono del Ministero dell'Interno, sono a disposizione degli enti locali. Su altro, fortunatamente, non condiziono io le attività della magistratura. Se qualcuno ha ritenuto di arrestare il campione del buonismo e dell'accoglienza, me ne dolgo, perché non festeggio mai l'arresto di un libero cittadino. Però probabilmente la dimostrazione del fatto che l'immigrazione fuori controllo, sostenuta da qualche mezzo di informazione, porta al malaffare.
poi non faccio il giudice, non faccio l'avvocato, non faccio il magistrato. La procura di Lotti avrà avuto i suoi elementi, auguro le migliori fortune al sindaco e ai suoi sponsor, perché non gioisco quando si chiudono le manette ai polsi di qualcuno, però prendo atto con rammarico e sconvolgimento. Buongiorno, signor Ministro, una domanda un po' più internazionale. Non so se ha visto, c'è una bandiera europea dietro di lei? Sì, sì. Non so se togliere le bandiere quando la... Fra qualche mese ci sono delle elezioni importanti, le elezioni europee. Si sta disegnando un duello fra l'Europa chiamata dei progressisti, rappresentata dal presidente francese Macron, e quella chiamata dei populisti, di cui lei sta prendendo il leadership. Vorrei sapere qual è il suo progetto europeo e cosa vuole costruire per l'Europa, se vuole costruire qualcosa. Non per evadere la domanda, ma sono qua a occuparmi del passo, della camorra, dei motorini e delle vele che conto vengano partite il prima possibile. Per me Macron non è simbolo di progresso, ma di regresso, di quell'Europa fondata sulla finanza, sulla speculazione, sull'immigrazione fuori controllo e sulla precarietà, che non è l'idea di Europa che ho per i miei figli. Non voglio portar via spazio e centralità a Napoli, che tornerà a essere una capitale europea, parlando di politica elettorale di cui avremo tempo di parlare da qui a maggio. Francesca Martelli, Tagliano 7. Un attimo sul decreto sicurezza. Quando ce l'avete presentato a Palazzo Chigi, il presidente Conte ci aveva parlato della possibilità di sospendere la protezione umanitaria in caso di condanna di primo grado o procedere in penale. Il testo che è arrivato al Quirinale invece non parla, non c'è più la parola sospensione, ma si passa da una commissione territoriale. Non è così? Smentisce? Faccio la domanda e poi do la risposta. No, scusa, se ci spiega com'è andata, perché appunto ci avevate detto un'altra cosa a Palazzo Chigi. Vabbè. Grazie. In caso di richiedente asilo che a Napoli venga beccato a spacciare, scippare, rapinare, aggredire uomo, donna, individuo o semplice cittadino, la sequela molto rapida sarà convocazione immediata della commissione locale, che evidentemente non riterrà necessitare di protezione lo spacciatore o l'aggressore in questione, sospensione, CPR, espulsione. Commissione. Sospensione, CPR, espulsione. Quindi lei l'avrebbe ascoltato che la commissione voterà sia la sospensione? Io non sono membro di una commissione, però immagino che se un commissario dovesse esaminare la domanda di protezione umanitaria di uno che spacciava droga a mio figlio il giorno prima, farà le sue valutazioni. Gaia Bozza, Sky TG24. Salve Ministro. Buongiorno. Roberto Saviano ha risposto al suo tweet, non so se ha visto, e ha parlato di Stato autoritario. In concreto dice che questo governo, attraverso questa inchiesta, ha fatto un passo, fatto fare un passo all'Italia verso uno Stato autoritario. Vorrei sapere come commenta. Non controlliamo le azioni della magistratura, per fortuna, che è indipendente, quindi non so neanche come si chiama il procuratore di Locri. Onestamente, e ho appreso della notizia, come tutti gli altri, dai quotidiani stamattina. Non so se sia fondata o infondata, però siccome tutti mi invitano sempre a rispettare il lavoro della magistratura, e rispetto al lavoro della magistratura, non so in quale parte del mondo sia Saviano e che tipo di informazioni abbia. Auguri. Non mi alzo pensando a Saviano e non mi addormento pensando a Saviano, che fa i suoi affari, fa bene a farli, però vedremo. Io mi fido più della procura di Locri che di Saviano. Davide Uccella, Canale 2. Sì, Canale 21. Buongiorno Ministro. Buongiorno. A proposito di tweet, il governatore De Luca, che ha incontrato questa mattina, l'ha definita un allievo da correggere. Il Ministro dice 20 anni dopo cose che io ho detto già 20 anni fa. Ecco, in questo incontro che lezione le ha dato, se si è parlato soltanto del campo Rocchi? No, si è parlato di sanità, si è parlato di Salerno, si è parlato di abusivi, si è parlato di Camorra. Quindi vabbè, mi prendo dell'allievo per questioni anagrafiche, mi piacerebbe superare l'eventuale maestro non a parole ma coi fatti. Tutto qua. Poi
lavoro con le istituzioni a prescindere dal loro colore politico e penso che si potrà lavorare bene per Napoli e per la Campania. Okay. Sergio Agrisano, Napoli News Magazine. Buongiorno Ministro, grazie. Buongiorno. Lei in parte ha già risposto a quello che era la mia domanda, la devo solo rimodulare. Prego. Stamattina un bagno di foro importantissimo al quartiere Vasto, però le segnalo che c'erano presenti anche rappresentanti dei quartieri spagnoli e del, così di quello che noi chiamiamo il laminario, che se ne riportano l'ana, che hanno la stessa situazione molto molto precaria e degradata. Le volevo chiedere, visto che io ho sentito un pochino queste rappresentanze, qual è il primo atto che lei farà domani? Cosa succederà? Cosa cambierà? Se cambierà qualcosa? Grazie. La prima cosa immediatamente nelle prossime ore è di raccogliere come forma di emendamento le proposte che a parole mi sono state fatte al tavolo per rendere più aspre alcune sanzioni e per rendere più efficaci alcuni interventi di ordine pubblico, e questo conto di chiuderlo entro la settimana, quindi non fatemi dire giorno più giorno meno. So benissimo, per me è motivo di stupore, da Ministro dell'Interno ma da Segretario della Lega, che in queste ore mi siano arrivate centinaia di richieste di intervento dai quartieri di Napoli. Ovviamente non faccio il supereroe di professione, cercherò di leggere e rispondere, bisogna darsi delle priorità, partiremo da alcuni quartieri perché io sono convinto che anche i segnali e i simboli siano importanti, quindi se dai un segnale di aggressione pesante alla camorra in alcuni quartieri può essere che questo segnale arrivi anche ad altri quartieri. Cercherò di rispondere a tante richieste, a tutte non ci riuscirò, però ripeto, non voglio commentare il lavoro di chi c'era prima, non fa parte della mia natura, cerco di guadagnarmi lo stipendio con i fatti ed essendo conseguente, penso che daremo significativi segnali già nelle prossime settimane. E poi è chiaro che è un fenomeno radicato, poi ripeto, mi stupiva quando sentivo al tavolo dell'abbassamento dell'età media anche di chi si rende responsabile di tentati omicidi, di spaccio di droghe, di aggressioni, di sparatorie, quando si parla di 10, 11, 13, 15 anni, evidentemente c'è anche un problema a monte, c'è un problema nelle case, c'è un problema nelle famiglie, c'è un problema culturale che non risolvi per decreto in 15 giorni. Però oggi voglio andare via da Napoli dicendo ai napoletani per bene, che sono la stragrande maggioranza, che questi infami li inseguiremo via per via. Siamo più forti noi, e noi siamo nel giusto e loro sono nel torto. Grazie. Paolo Pozzo, Corriere del Mezzogiorno. Sì, buongiorno Ministro. Buongiorno. Volevo chiedere una cosa. Prego. Lei prima ha detto testualmente, se non sbaglio, che per lei è un piacere e anche un onore collaborare con il Sindaco di Napoli. Lei saprà che nei giorni scorsi più volte il Sindaco di Napoli l'ha definita il Ministro dell'Insicurezza Nazionale. Ecco, come si fa a conciliare la posizione politica con una collaborazione istituzionale, in questo caso necessaria, perché se non si collabora Sindaco e Ministro questo problema, i problemi della criminalità organizzata non si risolvono. Grazie. Vado oltre reiterati insulti che mi ha rivolto nel corso dei mesi e degli anni, perché ci sono un milione di napoletani che meritano di più e meglio, e quindi se volessi fare il bambino capriccioso mi limiterei a condombattere i suoi insulti con altri insulti. Il Ministro dell'Interno ha dovere di provare a sbloccare ad esempio le assunzioni per quello che riguarda la polizia locale. Se c'è un debito pregresso che raggiunge uno dei record, ahimè, a livello internazionale di 1.700.000.000 di euro, far sindaco da 7 anni evidentemente un minimo di responsabilità ce l'ha, visto che io non ho mai amministrato neanche un condominio a Napoli, però il mio dovere è risolvere i problemi e dialogare con chiunque. Poi tolta la giacca, tolta la cravatta e rientrando a casa stasera a tarda ora, ho i miei giudizi su ogni singolo uomo con cui ho a che fare, ma questi prescindono dal mio dovere di ministro. Diana Martiglietti, Fanpage. Il ministro De Luca, il presidente della Regione Campania, sostiene che al Vasto ci siano extracomunitari che spacciano per conto della camorra. Lei risulta da ministro dell'Interno? È molto probabile. No, lei risulta, non è probabile. Sì, sì, non è... è chiaro che
Io l'ho chiesto a Don Vincenzo stamattina, mi ha detto c'è gente accampata, oggi ovviamente arriva il ministro e quindi la situazione era in quelle due ore sotto controllo, poi oggi pomeriggio e domani mattina le mamme del doposcuola mi dicono che c'è gente accampata, che beve, che piscia, che picchia, che minaccia, che accoltella e c'è tanto giro di droga. E io ho fatto una domanda, ma dove li trovano i soldi se uno non lavora, se sta sul marciapiede dalle 9 della mattina alle 9 della sera a bere, a fumare e a strafarsi, non è gratis. È evidente che c'è un contatto con la malavita organizzata che è questa immigrazione di massa, facile manodopera a bassissimo costo, non più a basso costo, ma a bassissimo costo per i suoi lo schiaffare. Ripeto, si tratta di avanzare numero civico per numero civico, pianerottolo per pianerottolo. Luca Leva all'Agnoso. Salve, sento visto, lei prima ha detto bloccare gli sbarchi serve anche a diminuire la manovalanza alla Camorra. Ecco, in tal senso uno degli effetti che probabilmente avrà il decreto sicurezza sarà quello di comprimere in qualche modo, mi corregga se sbaglio, le tutele e i diritti di extracomunitari e di aumentare molto probabilmente il numero di immigrati considerati irregolari sul territorio italiano, persone che verosimilmente non si saranno mai in condizioni, pur volendo, al di là di come la si pensi, di riportare nei paesi di origine. Ecco, aumentare le condizioni di precarietà di extracomunitari, non è questo un regalo, secondo lei, alla Camorra, ai caporali, alla criminalità organizzata? No, la vediamo in maniera diversa. Aver ridotto gli sbarchi da 100.000 a 20.000 riduce la possibilità di avere nuovi manovali del crimine, aver ridotto le domande di asilo politico da 100.000 a 40.000 riduce i tempi, riduce i costi e poi ci sono dei membri delle commissioni prefettizie che esaminano chi ha i requisiti per essere accolto e chi non ce li ha. Non è un decreto che entra nel merito. Noi dobbiamo accogliere chi scappa dalla guerra. E chi ha alcune fattispecie ben precisate adesso per legge che meritano un riconoscimento e un'accoglienza a tempo. Se qualcuno pensa che le protezioni umanitarie e sussidiarie regalate a decine di migliaia fossero un investimento in sicurezza, secondo me sbaglia. Io voglio dare un futuro in questo paese a chi scappa dalla guerra e ai suoi figli. Per l'immigrazione economica, con 5 milioni di italiani sotto la soglia di povertà, non c'è spazio, non ci sono soldi, non ci sono risorse. Sul fronte espulsioni, anche qua, non perdo tempo a contestare quello che non hanno fatto coloro che c'erano prima di me. Io raccolgo 4 accordi di espulsione, di cui funzionante 1,5. Ho già cominciato a girare paesi africani e paesi asiatici per lavorare ad alcuni accordi che non esistono con alcuni paesi che hanno esportato migliaia di persone, penso alla Nigeria, penso al Pakistan, al Bangladesh, alla Senegal, alla Gambia, alla Guinea, alla Costa d'Avorio. È tutto lavoro che va fatto perché non c'era prima e quindi il mio obiettivo è nell'arco di qualche mese arrivare ad accordi di espulsione o di rimpatrio volontario con almeno il doppio del numero dei paesi che io ho trovato in eredità, perché chiuso il flusso in arrivo devo aumentare il flusso in uscita. Quindi su questo sono d'accordo con lei. Con la cortesia della massima sintesi, per favore, che siamo già fuori tempo massimo. Ciro Ponzo, la voce di Napoli. Buongiorno Ministro. Buongiorno. Le volevo dire, in questi primi 9 mesi del 2018 a Napoli città il numero di morti ammazzati e di Camorra è sensibilmente calato, però si registrano mediamente 3-4 stese alla settimana, soprattutto in alcuni territori della periferia della città, facendo comunque vivere gli residenti nello stato di paura, nel panico, e molti di loro però continuano a non, diciamo, segnalare questi episodi, collaborare con le forze dell'ordine. Secondo lei come si può combattere l'omertà? Innanzitutto da giornalista raccolgo l'invito che mi è stato fatto prima al comitato, non mi ricordo, in cui se non ricordo male il procuratore chiedeva a me, chiedeva agli operatori dell'informazione di evitare di usare i termini imposti anche lessicalmente dalla Camorra, quindi invece di stesa era in
Scorrerina. Non entra nei titoli, ministro. Scorrerina. È un po' più lungo, però per non inseguirli anche sul campo semantico, tra virgolette. Ma io sono contento di aver parlato con Arturo e con chi gli sta vicino, che è un esempio di coraggio, di reazione, di sana e lucida follia propria dei ragazzini, perché chi glielo fa fare? È questo. Io conto sulla voglia di resistenza e sull'orgoglio napoletano di chi non si rassegna, perché anche Arturo avrebbe, è andata bene, nella sfiga, gli ho detto, nel dramma il buon Dio ha guardato giù, nel senso che i 14 punti con 2 millimetri in più avrebbero potuto essere letali, e quindi uno come reagisce? Prendo, incasso, porto a casa, mi cucio, taccio e scompaio. E invece vorrei che ci fossero tanti Arturo e soprattutto che non fossero lasciati soli a telecamere spente, e quindi far capire ai ragazzi di 14 anni che la camorra t'ammazza, di camorra si muore. La prossima volta conto di farmi magari un giro per Napoli con Sassà Striano, che ho imparato a conoscere e ad apprezzare, perché è un simbolo di rinascita, di resistenza e di educazione di strada, tramite il teatro, tramite la bellezza, tramite Shakespeare, tramite la cultura. Ecco, quello è uno scrittore anticamorra con cui mi piace fare due passi per Napoli, senza ovviamente far riferimento a nessun altro. Gianmaria Roberti e Desk. Allora, telegraficamente lei ha detto che ha parlato con De Luca, anche di Salerno, quali problemi le ha rappresentato circa Salerno e se conferma la sua presenza a quella che è stata definita a Campania, in provincia di Salerno, la cosiddetta Pontida del Sud, che è molto contestata, come lei sa, anche da un manifesto di personalità. Adoro i manifesti di personalità, ne faccio collezione e mi riempio la cameretta di questi manifesti. No, adesso la mia agenda la controllo io, la gestisco io, e quindi la prossima missione ufficiale in campagna sarà il comitato del Faccio a Napoli. Non escludo che sarò ad alcune iniziative della Lega sul territorio che sta crescendo in maniera notevole, e qui i coordinatori, ringrazio Gianluca, ho chiesto massima attenzione e severità, premiando la qualità e non la quantità delle persone che vorrebbero salire sul carro in questo momento. Vincente di Salerno, mi è stato sottolineato qualche problema di ordine pubblico sul lungomare, di commercio abusivo, di delinquenza, di racket, anche qua però chiedetelo al governatore, legato al fenomeno dell'immigrazione, quindi non voglio essere il ministro che si occupa solo di quello, anche perché qua è una delle città italiane con il più basso tasso di criminalità straniera, perché purtroppo è un mercato già abbondantemente coperto dalla criminalità italiana, e quindi qua la priorità è quella. È chiaro che poi i due fenomeni si intrecciano, però i numeri dicono che a Salerno va un po' meglio e ad Avellino meglio ancora, perché è l'ultima in regione per rapporto crimine-popolazione, però io sono decoccio e quindi non parto da Avellino dove è più semplice. Parto da Napoli, torno a Napoli, ritorno a Napoli, torno un'altra volta a Napoli, fino a che qualche risultato concreto, per merito non mio ma delle forze dell'ordine, sarà raggiunto. Sempre con la massima sintesi, per favore, Antonio Esposito di Radio Mar. Buongiorno Ministro. Prima abbiamo sentito che saranno investiti 250.000 euro per le videocamere di sorveglianza, che però se poi... Non sono, per scuole sicure sono videocamere straordinarie della polizia locale e controinformazione sul pericolo dell'uso di droghe, perché purtroppo l'età media di consumo di droghe si è notevolmente abbassata non solo a Napoli ma in tutta Italia. Ecco, sulle telecamere però sarebbe bene tenerle accese, perché nella sanità sono spente, questo si sa. E poi un altro... Sì, mi hanno detto, a proposito, non ricordo, che aveva detto che delle 716 telecamere, sostanzialmente fino a poco fa la metà non era operativa, e quindi è chiaro che io posso riempire le telecamere, ma se poi non c'ho quello che guarda la telecamera non servono un fico secco. Controinformazione sul pericolo dell'uso di droghe, perché purtroppo l'età media di consumo di droghe si è
notevolmente abbassata non solo a Napoli ma in tutta Italia. Ecco, sulle telecamere però sarebbe bene tenerle accese perché nella sanità sono spente, questo si sa. E poi un altro punto... Sì, mi hanno detto, a proposito, non ricordo che aveva detto che delle 716 telecamere sostanzialmente fino a poco fa la metà non era operativa e quindi è chiaro che io posso riempire di telecamere, ma se poi non c'ho quello che guarda la telecamera non servono a un fico secco le telecamere, sono pienamente d'accordo. E poi un altro punto, eliminare la criminalità dal vasto non vuol dire eliminarla del tutto, magari si sposta in un altro posto, come per esempio è successo a Scampia, perché piazze di spaccio eliminate lì, trasferite al Parco Verde di Caivano. No, l'obiettivo non è ripulire un quartiere per contaminarne un altro, l'obiettivo è cominciare a bonificare, a sradicare, a cancellare, poi successivamente a rieducare, però prima preferisco prendere, poi mi occupo della rieducazione. Le ultime due domande, Nicola Rivieccio, Freelance. Buongiorno. Ministro Salvini, poche ore fa il Presidente della Commissione Europea, Juncker, nel corso della plenaria al Parlamento Europeo in preparazione del Consiglio dei Ministri dei Capi di Stato di Governo del 18, ha praticamente ribadito l'impegno e la centralità dell'impegno attuale dell'Europa, anche cogliendo alcune sollecitazioni che il governo in qualche maniera facendosi sentire per come è stato fino adesso, verso un'Europa che pare che non si incentri più sulle condizioni della realtà europea, ma verso un'Europa dei cittadini. Questo può essere salutato come una possibilità, diciamo, di un conforto che vede l'Italia uscire fuori dal ghetto in un'Europa che prende in carico anche le realtà di, verso crescita di civiltà, secondo le aspettative del governo? Sì, però io voglio vedere i fatti, non le parole, perché anche sull'immigrazione l'Europa ha detto tante cose belle sull'Italia, ma poi i fatti zero. E poi da un signore che paghiamo anche io e lei, che è il Presidente della Commissione Europea, che equiparando l'Italia alla Grecia fa impazzire i mercati e lo spread, questo signore prima di parlare, prima di aprire bocca, dovrebbe bersi due bei bicchieroni d'acqua per tranquillizzarsi e rasserenarsi e smetterla di spargere sciocchezze o minacce inesistenti, altrimenti gli chiederemo i danni, perché l'Italia come la Grecia, il Presidente della Commissione Europea se lo deve risparmiare. Massimo Romano, Napoli Today, abbiamo finito. Buongiorno Ministro, buongiorno. Lei oggi qui e anche al Vasto ha fatto una cosa, ha citato un numero civico preciso di via Milano. Questo però non dà il fronte, non dà non presta la guancia a stramboidi che vogliono farsi giustizia da solo. Il suo lavoro non dovrebbe essere quello di pacificazione piuttosto che di offrire degli obiettivi che persone che vogliono farsi giustizia da soli possono invece andare a cercare. Beh, se delle mamme mi dicono Salvini, ministro, Matteo, papà, va che a quel civico lì ne combinano di tutti i colori, spacciano, prostituzione, contraffazione, aggressione, delinquenza, abuso, occupazione, è mio dovere. Beh, ma lo sa la città, non ho fatto una scoperta particolarmente bizzarra io stamattina, che ci siano alcuni numeri civici da attenzionare e bonificare mi sembra che sia di dominio pubblico. La differenza la faremo rispettando le regole, ovviamente, perché rappresentiamo lo Stato e non l'anarchia, intervenendo, passando dalla consapevolezza e dalla denuncia ai fatti. E quindi ben sapendo che la forza compete allo Stato e nessun altro è titolato ad usare la forza o ad agire a nome per conto dello Stato. Ministra, posso un'ultima? Prego. Grazie. L'elenco quella che è stata Armando Petretta dell'Ansa. Dica. Volentieri. Il ministro non ha preso impegni concreti, non abbiamo avuto risposte né concretezza, abbiamo ottenuto ascolto. Gli unici impegni presi sono stati che tornerà a novembre e che studierà attentamente quanto ci siamo detti oggi. Vuole commentare? Grazie. Insomma, era il fratello che ha dichiarato, cugino, sosia, perché io al tavolo mi sembrava di avere a che fare con un'altra persona. Ripeto, faccio esercizio zen. Respiro profondamente, faccio finta di non aver sentito, mi rimetto a disposizione del sindaco e della città, anche perché è lui che dovrebbe, anzi si è fatto carico di produrmi due o tre cambiamenti normativi che io mi sono messo disponibile a inserire nel pacchetto sicurezza subito,
è lui che mi dice non so più dove mettere sti fottuti motorini che sto sequestrando perché non so più dove piazzarli, non c'ho i vigili urbani, c'ho 1300 parcheggiatori abusivi, la gente si spara per strada, c'ho 4500 case occupate abusivamente, io più che dirti dimmi cosa fare che ti do una mano, se poi hai dei problemi con te stesso e dichiari una cosa dentro la prefettura e una cosa fuori dalla prefettura è un problema tuo, però tornerò a Napoli nonostante. Grazie a tutti. Grazie.